Monsignor Sorondo, colleghe sindache, colleghi sindaci, signore e signori, le persone sono la più grande risorsa di cui ogni paese dispone. E questo è il concetto chiave del manifesto dei sindaci italiani per l'accoglienza, firmato dal sindaco di Bari, presidente dell'ANCI, Antonio De Caro, da me e da molti dei sindaci italiani qui presenti. Il presupposto del nostro manifesto è che abbiamo tutti il dovere morale e civile di dare accoglienza a coloro i quali fuggono dalle emergenze umanitarie. E questo anche in memoria dei 24 milioni di italiani emigrati in terra straniera nel secolo passato. E con il pensiero rivolto ai 5 milioni di cittadini italiani che oggi vivono fuori dal nostro paese. Dobbiamo rispondere alla sfida epocale che la protezione dei richiedenti asilo e le migrazioni ci pongono, con scelte amministrative concrete, condivise con la cittadinanza, perché ciascuno possa dare secondo le proprie possibilità e secondo giustizia. In questo momento, in tutto il mondo, si vive un malessere diffuso, figlio della crisi, ma ancora più della paura del futuro. Vorrei ricordare i terribili versi finali di una poesia di Thomas Stearns Eliot, Gli uomini vuoti, scritta tra il primo e il secondo conflitto mondiale, dunque in quella che Mario Praz definì l'età dell'ansia. E questo il modo in cui finisce il mondo, non già con uno schianto, ma con un piagnisteo. Eliot, depresso e senza lavoro, scrisse questi versi nel 1925, a ridosso della grande crisi americana, ma anche nell'anno in cui usciva Mein Kampf, individuando nel lamento l'inizio della fine. Un piagnisteo figlio dell'ansia, del timore di perdere ulteriore benessere, serenità, dignità, figlio della sensazione diffusa di minaccia per rischi sempre nuovi e diversi. In questi momenti c'è sempre chi cerca di approfittare della situazione per mutare alcuni gruppi di persone in capri espiatori, costruendo un pregiudizio e scaricando su di loro l'ansia della società, facendoli odiare. La storia del mondo offre molti esempi di questa tecnica perversa, utilizzata anche dagli antichi romani con i cristiani, dai coloni americani con i nativi, dai nazisti contro gli ebrei, e che ha colpito sempre negri, zingari, immigrati e migranti di ogni colore, quelli che da sempre fuggono da fame, da guerre, da disperazione, da distruzione, da dolore, dalla morte, da luoghi in cui la dignità umana è stata cancellata. L'odio per i migranti, per i diversi, si diffonde con la paura indistinta del domani, dappertutto. E c'è chi sta sfruttando a proprio vantaggio quest'odio e lo fomenta. Dobbiamo essere vigili, attenti. Il mondo si sta dividendo tra chi vuole costruire ponti e chi vuole erigere muri. Per questo, da laico, voglio citare Sant'Agostino. Sono tempi cattivi, dicono gli uomini. Vivano bene e i tempi saranno buoni. Noi siamo i tempi. Io sono sindaco di Catania, una città nel cuore del Mediterraneo, certamente non ricca, in una regione antica ma piena di contrasti. La mia città ha fatto per i migranti molto più di tante città ricche. Soltanto nel mese di ottobre, nel porto di Catania, in quello della vicina Augusta, c'è qui la collega sindaca, sono sbarcati solo nel mese di ottobre nella mia città in 8 sbarchi 15.000 cittadini, il 30% dei quali minori. Noi siamo e ci sentiamo parte essenziale del Mediterraneo, delle grandi civiltà che hanno segnato la storia dell'uomo, e insieme orgogliosamente cittadini europei. Nella nostra isola abbiamo dato quel che potevamo a chi arrivava dall'Africa, stremato come un uccello di passo
sui nostri pantani. E mi chiedo a volte se quegli europei ricchi, pronti a sognare muri, vorrebbero che si impedisse anche agli uccelli di passare le frontiere. Mi chiedo se rinuncerebbero anche a vedere planare le cicogne sui loro tetti, a fare il nido sui camini, recando sorrisi e fortuna. Proprio 3 giorni fa, a Bruxelles, la sessione plenaria del Comitato delle Regioni dell'Unione Europea ha approvato il mio parere su immigrazione e diritto d'asilo, con soltanto 29 voti contrari su 350 membri. Il parere tiene conto del fatto che da quando è esploso il fenomeno migratorio nel Mediterraneo, comunità locali e regioni si sono trovate ad affrontare questa situazione praticamente da sole. Per questo, Monsignore, l'incontro di oggi è di fondamentale importanza per noi, perché a discutere di questo tema fondamentale per il futuro sono i sindaci, le persone più a contatto con i cittadini, capaci di percepire gli umori, le paure, ma anche di guidare i loro migliori sentimenti. Papa Francesco ha detto che alla globalizzazione del fenomeno migratorio occorre rispondere con la globalizzazione della carità e della cooperazione. Ma questo bisogna farlo partendo dal basso, dalle città, che devono essere coinvolte in questo momento in cui bisogna avere tutti insieme il coraggio di affrontare questa crisi epocale con misure strutturali e con senso di solidarietà e responsabilità. Ecco perché è utile poter utilizzare l'esperienza maturata dalle comunità locali, come quella della mia città o quella siciliana, in prima linea nell'affrontare questo fenomeno. Le comunità locali devono poter influire sulle regole con richiesta di modifiche fatte sulla base dell'esperienza maturata. Ci serve moltissimo l'esperienza dei volontari che, come nella mia città, hanno messo tutta la loro passione, tutta la loro umanità per accogliere i migranti, rubando ore alla propria vita, svegliandosi in piena notte, lavorando con il gelo e il caldo torrido di una regione come la mia. Ci serve l'esperienza, prima di tutto umana, di chi ha toccato con mano la sofferenza, ha stretto mani, ha accarezzato bambini, ha accolto corpi senza vita e gli abbiamo dato una degna sepoltura nella nostra città. Io l'ho fatto, ho visto la sofferenza, ho visto i corpi di chi era annegato, cercando una vita migliore per sé e per la propria famiglia. Nel maggio del 2014, nella mia città, durante un funerale interreligioso che io ho voluto, celebrato insieme dall'arcivescovo, dal prete copto e del capo degli imam di Sicilia, davanti a 17 bare di migranti annegati a un passo dalla terra promessa, dissi che l'Europa doveva scegliere se continuare a voltarsi dall'altra parte e seppellire con quei corpi anche la nostra coscienza di uomini civilizzati. Ci sono volute immani tragedie, migliaia di persone annegate, agghiaccianti corpi di bambini per svegliare alcuni governi e convincerli a strapparsi dagli occhi la benda dell'egoismo. C'è però chi continua cinicamente a soffiare sul fuoco dell'odio, chi ha paura dell'invasione dei migranti. Chi ha paura deve comprendere che i muri possono trasformarsi in tombe. Ma noi dobbiamo raccogliere e ricordare anche il monito che ci è venuto da Papa Francesco, che nel suo discorso in occasione della Giornata Mondiale del Migrante chiedeva come fare in modo che l'integrazione diventi vicendevole arricchimento, apra positivi percorsi alle comunità e prevenga il rischio della discriminazione, del razzismo, del razionalismo estremo, della xenofobia. Nel nostro manifesto, Monsignore, noi scriviamo che occorre dare risposte chiare e attente alle preoccupazioni dei cittadini in termini di sicurezza, rispetto delle regole e reciprocità di diritti e doveri. Pensiamo che occorra organizzare l'accoglienza in modo equo e sostenibile attraverso i comuni e secondo modalità diffuse per piccoli numeri proporzionati alla popolazione residente. Pensiamo che serva porre il rispetto della legalità a fondamento dell'integrazione, garantire una migliore conoscenza
della lingua del paese ospitante, aiutandoli a integrarsi. Noi sindaci concordiamo inoltre sul fatto che occorra immediatamente ripristinare un senso di giustizia e di eque opportunità nelle disilluse classi lavoratrici, nei giovani disoccupati e in tutti coloro la cui condizione economica è stata indebolita dalla crisi e dalla esternalizzazione del lavoro, concentrare le risorse, compresi eventuali aiuti aggiuntivi, nel promuovere lo sviluppo economico dei paesi a basso reddito piuttosto che nella guerra. Per affrontare questo epocale fenomeno occorre un concorso di azioni, agire nei paesi di provenienza, creare corridoi umanitari, contrastare il traffico di esseri umani, rafforzare la legislazione e la cooperazione europea, rivedere il Trattato di Dublino, cooperare con i paesi più poveri del continente africano. Sono convinto che non ci sia più tempo da perdere. Abbiamo l'obbligo di fare in modo che le seconde e le terze generazioni possano contribuire alla crescita e allo sviluppo di quella che sarà la loro patria. Nella mia città ci siamo inventati per dare una dignità e un'identità ai bambini nati a Catania da genitori che non avevano la cittadinanza italiana il registro dei catanesi per diritto di nascita. Non è evidentemente l'identità nazionale, ma è un gesto di attenzione. Nel nostro manifesto spieghiamo che noi sindaci aspiriamo a un'Europa in cui bambine e bambini, i giovani, siano orgogliosi della propria storia e delle proprie tradizioni, ma insieme fieri di essere cittadini europei. Dobbiamo avere maggiore fiducia nella forza della nostra identità e della nostra cultura, fiducia in noi stessi, nei nostri mezzi, nelle nostre qualità umane. Bisogna comprendere dunque che, pur ponendo sfide e problemi, l'immigrazione va vista come una grande opportunità per l'Europa. Secondo i dati in nostro possesso, occorrerebbero 42 milioni di nuovi europei entro il 2020, mentre i nostri paesi, anche quelli che sognano muri, sono afflitti da cali demografici e invecchiamento della popolazione. La verità, insomma, è che occorre smettere di essere uomini vuoti, cacciare via le ansie e le paure, bandire i fomentatori di odio. Per tornare a Sant'Agostino e alla sua esortazione a vivere bene, dobbiamo essere noi il nostro tempo, un tempo migliore per tutti gli uomini e le donne di buona volontà. Grazie.